Il numero dei contagi è ancora elevato e nonostante l'arrivo del vaccino, è fondamentale mantenere elevata l'attenzione e continuare a proteggersi dal contagio. Per fare questo, ULS 4 e Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale lanciano una maxi campagna di comunicazione che inizia dai giovani e punta alla responsabilità sociale. C'è bisogno di utilizzare ancora le mascherine e chiediamo una forte alleanza ai giovani perché ci aiutino a fare in modo che l'uso della mascherina sia sempre più rispettato tra la nostra popolazione. Che insegnino anche i propri genitori e i propri nonni a usare la mascherina, abbiamo bisogno appunto del loro aiuto per fare in modo che questi prossimi mesi passino in maniera più indolore possibile. Che anche dei meno giovani hanno dei comportamenti a volte scorretti, può far solo che bene per cercare di superare questo ostacolo del Covid e quindi tra la sensibilizzazione delle persone, che tra l'altro io vedo che sempre di più gli accorgimenti vengono rispettati, e più con la campagna vaccinale che siamo in corso, io credo che riusciremo a fare una stagione normale anche a Jesolo ma anche a altre località, e quindi sono fiducioso in questo. Conta su di me. Come mai questo slogan? I giovani si sentivano abbastanza coinvolti, presi di mira per quanto riguarda le loro movide. E allora nel dialogo che ho fatto, cominciare da Filippo, con gli altri ragazzi e gli altri amici, è nata subito la discussione che si sono messi loro in discussione. Hanno detto, bene, in questo caso vogliamo essere noi gli influencer del nostro messaggio da proporre e da presentare. Per cui i giovani si sono messi, diciamo così, impegnati in prima persona. E è stata proprio la frase che loro mi hanno detto: per quanto riguarda questa campagna, conta su di me, conta sul mio aiuto, conta sul mio modo di fare, sulle cose che devo dire. E qua è nato lo slogan. Cosa si prova ad essere tra i protagonisti di questa campagna di sensibilizzazione? Un senso di orgoglio, nel senso che vediamo sempre molte campagne, ma tante volte vediamo poco i giovani in prima fila. Quindi è bello vedere che il tuo viso viene messo in pole position per fare qualcosa che può aiutare anche gli altri e non solo te stesso, ovviamente. Anche lo sport fa la sua parte in questa campagna. Noi mettiamo la faccia, io la metto come comunque ragazzo che gioca con la Reve Venezia. È una campagna che, diciamo, io personalmente sono molto sensibile, ma ripeto anche la società, per tantissimi motivi. Essendo anche comunque reduce di un'esperienza non positivissima con questo Covid, metto la faccia proprio perché per continuare comunque a non sottovalutare questo tipo di virus. L'impegno di tutti è fondamentale. La campagna pubblicitaria che oggi hanno voluto fare per sensibilizzare i giovani all'uso della mascherina, io lo sento più che mai, perché proprio alla finale di cui io ora porto la fascia ho dovuto partecipare con la mascherina. E questa è una cosa molto bella, perché noi ragazzi in primis eravamo l'oggetto di bellezza come ideale di Miss Italia. Possiamo dare l'esempio a molte ragazze, ma soprattutto anche ragazzi, di come si può veramente fare tutto con la mascherina. Abbattere il virus significa anche e soprattutto tornare alla normalità. Sì, tornare a stare insieme, a lavorare ancora, siamo fermi da un bel po' e ci proviamo in tutti i modi, quindi anche attraverso i social, perché ormai il contatto con le persone si è molto ridotto, ci proviamo insomma, almeno se tutti facessero la loro parte si farebbe molto prima. No, l'incertezza è la cosa più, diciamo, quella che dà meno speranze, quindi in questo momento abbiamo bisogno di un messaggio positivo come può essere questo qui.